Continua la folle avventura con la Feral Pistalò e quest'oggi forse finirà, perché andremo avanti con il calciomercato e con le stagioni finché non diventeremo campioni d'Europa, finché non alzeremo al cielo la Champions League con la Feral Pistalò. Ragazzi, eccoci qua, terzo episodio di questa folle serie. Siamo al 21 luglio 2029, lo vedete qua sotto. Stiamo per addentrarci nella settima stagione. Nello scorso episodio abbiamo evitato l'esonero per pochissimo, anzi in realtà avete visto c'è stato un bug, ci avevano anche esonerato, ma siamo riusciti a recuperare il tutto. E questa qua è la formazione che si presenta dopo 7 anni. Siamo partiti dall'ultimo posto della Serie B, la squadra più povera di tutte quelle presenti in Serie A e Serie B, tra quelle presenti su FC24, che vabbè poi sono tutte, quindi la squadra più povera tra quelle italiane del gioco. E ragazzi, siamo arrivati a questa squadra. 92, 90, 92, 86, 81, 86. Mamma mia che squadra, mamma mia che squadra. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, raga, perché siamo arrivati come miglior piazzamento al secondo posto in campionato e ci siamo qualificati in Champions nell'ultima stagione, la sesta. Quindi qui si inizia a fare sul serio, qui iniziano a giocare i duri. E allora andiamo, ragazzi. Ma prima, mi raccomando ragazzi, un mi piace qua sotto e un'iscrizione se vi sta piacendo questa serie. E fatemi sapere nei commenti se volete che magari la faccio con qualche altra squadra. L'Harrogate Town? Sarebbe ancora più estrema perché partiamo dalla Serie D. Vedremo, vedremo ragazzi. Andiamo, let's go. Allora qua la prima cosa da fare ragazzi è capire come muoversi, perché io ho capito che dobbiamo avere anche una panchina, quindi mi muoverei per la panchina. Questa volta raga, gli svincolati, invece che andarne a prendere uno forte titolare, andrei a sfruttare gli svincolati per prendere i giocatori in panchina, ma non forti, ma giusto i giocatori che hanno magari 70-75, perché secondo me poi sulla stagione lunga con la doppia competizione serve anche le riserve in panchina. Quindi con i soldi che abbiamo, che sono esattamente 111 milioni, andrei a potenziare la squadra titolare. E qua da potenziare raga, si vede subito, c'è da prendere un difensore centrale e un terzino destro, perché Bergonzi, che tra l'altro è l'unico rimasto dalla squadra originale, inizia a far fatica. Cioè non è che inizia a far fatica, ma rispetto agli altri non è quel top player. Mentre Van Housen è salito pochino, è salito in 2 anni o forse in 3 anni solamente di 2. Quindi prima andiamo a prendere il difensore centrale e poi il terzino destro. Ma facciamo occhio agli obiettivi, perché abbiamo visto negli scorsi episodi che se non fai gli obiettivi finisce veramente veramente male. Cosa ci dicono qua? Fai giocare il 50% della stagione almeno un giocatore del vivaio. Non ce la faremo purtroppo. Tra l'altro priorità alta, mamma mia, questo è un problema. Ottieni 10 vittorie fuori casa, acquista un giocatore chiave nel ruolo di difensore, molto bene. Raggiungi i quarti di Champions, qualificati per la Champions, quindi arriva nei primi 4 e raggiungi i quarti di Coppa Italia. Proviamoci raga, io non penso che il primo anno riusciremo a fare il tripletto, a vincere tutto, però magari non ce la faremo neanche in questo episodio, in queste 3 stagioni non basteranno, chi lo sa, vedremo. Allora andiamo un po' a vedere tra i difensori centrali nei miei vari piani di ricerca chi abbiamo. Partiamo dal quelli in scadenza di contratto. Van de Ven non è male, 28 anni 85, aggiunge a preferiti. Quanto costa? È in scadenza veramente? Sì, lui potrebbe essere buono da prendere. Ndika, lasciamo perdere. Botman 87, non è in scadenza, lasciamo perdere, anche se Botman era tanta roba. Quanto vogliono per Botman? No raga, vale 66 milioni, vuol dire che ne vogliono troppi. Ecco, Gvardiol in scadenza, non sarebbe male. Questo non so chi sia, non mi va di prendere troppi regen. Saliba, non è in scadenza, lasciamo perdere. Voglio solo giocatori in scadenza, così risparmiamo un po'. Schlotterbeck, non è in scadenza. Però secondo me qualcuno riusciamo a prendere. Araujo, vabbè Araujo lasciamo perdere. Bisse che è salito 84, può andare bene. Badiashile in scadenza, 28 anni 85 non è male, io lo salvo, salvo tutti quanti. Incapie molto bello in scadenza, mi piace. Bastoni, vabbè Bastoni lasciamo perdere, costa troppo. Gonzalo Ignassi non è in scadenza. Bene, tra questi qua ne scegliamo uno e andiamo a prenderlo, così facciamo anche già l'obiettivo e la dirigenza è contenta. Tra l'altro qua devo togliere un po' di giocatori raga, perché li avevo segnati, ma non penso che questi qua andranno a prenderli. Però vabbè, lasciamoli per le riserve, ma che magari qualcuno lo prendiamo per le riserve. Allora qua abbiamo Simakan che non è in scadenza, ma non ce lo danno, non si priveranno di questo giocatore. Van de Ven vogliono 37 milioni, 28 anni 85. Gvardiol 27 anni 88 e vogliono 67 milioni, secondo me lui è la nostra scelta. Poi c'è Badiashile 28 anni 85, ce lo regalano praticamente. E Incapie 27 anni 86, raga tra questi Gvardiol è il più forte di tutti. E allora io punterei direttamente su Gvardiol. Super acquisto Gvardiol, è super super acquisto Gvardiol. Posso dargli qualcuno io? No, decisamente, cioè potrei dargli Van Housen, però a sto punto, vabbè, diamogli Van Housen. Diamogli Van Housen, tanto ormai la roba degli svincolati è saltata. Diamogli Van Housen, così risparmiamo un pochino. Però io vorrei prima capire, 60 milioni valeva, vero? Quindi io faccio 50 più Van Housen, dai, accetti? Perfetto, forse potevo dare anche meno, ottimo. Se facciamo sto acquisto, raga, top un 88 dietro. Top, 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 top. E ci rimangono ancora 60 milioni per il terzino destro. Tanta lana, tanta, tanta lana. I contratti li ho già rinnovati alla fine dello scorso episodio, stavolta non mi sbaglio. Quindi sono contento, raga, dai, dai, dai. Dobbiamo solo fare una bella panchina. Stipendio ti do 120 e ci rimangono 56 milioni. Molto bene, preso Gvardiol, benvenuto Gvardiol. Ed eccolo qua, Gvardiol, 50 milioni più Van Housen. Voto ovviamente a quanto ha di valutazione? 88, no? Dovrebbe avere 88, perfetto, questo è perfetto, raga. Gvardiol è scuro
Spurs, difensori centrali. Mamma mia, la Champions è nostra. Di nuovo il bug dell'altra volta, non ci credo. Di nuovo il bug dell'altra volta, raga. Il bug che se facciamo una trattativa subito ci butta giù la barra. Devo fare come l'altra volta, raga. Devo ricaricare il salvataggio e per fare gli acquisti devo aspettare di arrivare alla fine del calciomercato. Ma non ha senso questa cosa, raga, non ha alcun senso. Cioè, ma spiegatemi sta cosa, è un bug. Avete visto com'era la barra? Vabbè, torno indietro, raga, tanto abbiamo visto cosa dobbiamo fare. Gli obiettivi sono gli stessi, per fortuna che avevo il salvataggio inizio stagione. Però, follia. Ricarico il salvataggio, chiamato missione impossibile. E a sto punto, raga, tanto non cambia nulla, vi faccio vedere. Guardate la barra com'è. Gli obiettivi dovrebbero essere gli stessi di prima. Sì, sono gli stessi di prima, perfetto. Allora, faccio come vi avevo detto, raga. Semplicemente vado avanti e il calciomercato lo faccio verso qua, cioè gli ultimi giorni. È un peccato, però vabbè, andiamo lì. Ragazzi, abbiamo un grosso problema. Mi continuano a esonerare anche se faccio questo metodo. Devo trovare una soluzione, anche perché io non ho altri salvataggi se non quelli inizio stagione. No, follia, raga. Devo trovare una soluzione. Io, ragazzi, spero ci sia una soluzione, perché sennò questo video non può continuare. Non vi giuro, non so cosa fare. Provo a vedere se c'è qualche giocatore scontento, qualche cosa, ma qua la situazione non è per niente buona. L'unica cosa che mi viene in mente è rinnovare il contratto ai giocatori che hanno la freccia in giù sul contratto, che vuol dire che non sono contenti del contratto. È l'unica, raga, è l'unica. Niente, raga, ho alzato lo stipendio a tutti quelli che avevano la freccia in giù col contratto. E l'unico che è rimasto è Gori, che non vuole saperne. Vi giuro, non ho un'alternativa, raga. Non ho un'alternativa. Vado di nuovo avanti, spero non mi esoneri. Non c'è nulla che posso fare io. Ti prego, non calare, ti prego, non calare. Ok, sembra non calare questo. No, di nuovo cala. Non so come fare. È il momento di chiamare Giuse e trovare una soluzione qua. Giuse sicuramente saprà come fare. Non ci credo. Non ci credo. Non posso buttare via questa carriera, raga. Non posso. Niente, raga, ho provato a fare tutto il possibile. Mi rimanda sulla cosa rossa. Non so come fare, adesso mi cacciano. Io sto provando a vendere Gori, che è il giocatore che ha chiesto di essere ceduto. Ma il problema è che la barra è rossa. Non so se magari vendendo Gori. No, esonerato. Ah no, non ancora, però. Mamma mia, adesso mi cacciano. Dai, Gori, perché non trovi l'accordo prima che mi cacciano? Esonerato. Non so come fare. Mi viene da piangere, raga. Mi viene da piangere. Dopo 6 anni non c'è nulla che posso fare. Non so cosa posso fare, davvero, ve lo giuro, raga. Non so cosa posso fare. E tutte queste parti ve le lascio, perché voglio farvi capire cosa sta succedendo. Ci sto riprovando, raga. Sto provando di nuovo a vendere Gori e vediamo se riesco a vendere prima che scende la barra. Niente, niente. Provo, non so, raga, non so cosa fare. Sono disperato. Sono disperato anche perché Gori non, ogni volta lo vendo e non riesco a poi a fare in tempo la trattativa, cioè non accetta in tempo. No, non ci credo, non ci credo. Io purtroppo non ho un salvataggio nella stagione precedente. Se no sarei tornato dietro e avrei fatto qualcosa. Non ho un salvataggio, non ce la faccio, raga. Riunione per valutare il tuo lavoro e adesso mi cacciano. Niente, non so come fare, raga. Non ci credo. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ma dai. Dovevo tenermi un salvataggio nella stagione prima? Non lo so, raga, cioè, ho detto siamo arrivati al secondo posto in campionato, ci siamo qualificati in Champions. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire sta cosa? Ora vi faccio sentire l'audio che ho mandato a Giuse, raga, così vedete anche cosa gli ho chiesto, ma la situazione è drammatica. Aiutami un attimo, ti prego, ho iniziato adesso la settima stagione che volevo registrare la terza parte. La barra è arancione quasi rossa, cioè ho il 67 di fiducia. Appena faccio un acquisto, appena faccio una cosa, diventa rossa e mi esonerano. Ho provato a far tutto, a cedere quelli scontenti, a rinnovare tutti i contratti. Cosa posso fare? Non posso, cioè non ho un salvataggio della stagione prima, è un piano. Che devo fare, raga? Non so come fare. Allora, un piano ci deve essere, raga. Vediamo qual è il giorno in cui mi caccio, cioè il giorno in cui scende la barra. 7, 8, no, ok, il 9. Il 9 crolla la barra, ma proprio crolla, raga. E poi dopo il nome non si può più fare niente. Io provo ad accettare tutto quanto, ma non c'è un piano, raga. Cioè non c'è un piano. Accetto pure Shurs, non lo so. Non so come portare a termine questo video, ve lo giuro. Attenzione però, ho fatto una cessione. Ho venduto Shurs, che poi non volevo vendere Shurs, raga. Però capiamo un attimo. No, non sale la barra. Sto vendendo tutti, la barra non sale. La barra non sale. Gori questa volta l'abbiamo venduto, però la barra non sale, raga. Oh, oh. Oh, sta salendo. Attenzione. Ho visto un piccolo coso. Ho venduto tutti, cosa che non volevo fare, ma se riusciamo a salvare il video, attenzione. Ho visto che la barra un pelo è salita, eh. Forse l'abbiamo sbuggato. No, niente. Niente. Il piano però è riuscire a vendere Gori. Ci provo. Intanto mi ha risposto Giuse. Hai provato a fare gli obiettivi e poi andare al 31 agosto e vedere se la barretta sale? Non funziona. Allora, raga, l'unica opzione è riuscire a vendere Gori prima che scende la barra. Quindi, boh. Vediamo. Gori l'ho ceduto, vediamo. Potrebbe essere una mossa da 200 IQ, eh. Potrebbe essere una mossa suprema. Vediamo. Ti prego. No, niente. 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 Non posso far niente. Non posso far niente, raga. Non posso far niente.
Allora, l'ultimo tentativo, ovvero cedere Gori, che ha chiesto di essere ceduto, e andare a comprare subito il difensore centrale senza andare avanti di nessun giorno. Quindi facciamo cerca giocatori e andiamo a riprendere quell'altro là che avevamo preso, che non mi ricordo neanche chi era. Era Gvardiol. Proviamo, raga, ma non penso funzionerà. Senza dargli nessuno in contropartita, perché l'altra volta gli aveva dato quello in contropartita. Proviamo a comprarlo così, quindi 70 milioni cash. Non funzionerà mai, eh. Ne vogliono 80, boh, va bene, cioè tanto qua la situazione è drammatica. Diciamo 75, amen. Non so perché prima avevo molti più soldi, ma vabbè, adesso l'obiettivo è riuscire a andare avanti. Mamma mia. In teoria adesso io ho fatto la cessione del giocatore che era scontento. Ho fatto l'obiettivo, me lo dice qua sopra. Acquista un giocatore chiave, prima squadra in ruolo di difensore. Dai, ti prego, verde. Ma come rosso? Ma perché se io faccio un obiettivo mi diventa rossa? Ma perché? Ma qualcuno me lo spiega. Mi cacceranno, mi cacceranno. Mi hanno pure detto bel lavoro, guardate. Bel lavoro, bel lavoro, bel lavoro. Io questi qua non posso farli adesso, sono cose che devo fare con la simulazione. Ma se con la simulazione non posso andarci avanti, come faccio? Spiegatemelo. Sto provando ad accettare tutte le offerte che arrivano. Ho venduto sia Fazzini che Bergonzi, non volevo venderli ma è l'unica. Ho accettato anche Gorim, ovviamente, niente, niente. È arrivata la cosa che mi esonerano. Provo un'ultima mossa disperata, raga. Mi sta arrivando ogni giorno, ogni volta anche l'offerta per Bravo, la nostra punta. Io piuttosto cerco di vendere anche lui. Magari, boh, sono contenti se lo vendono. Non lo so. Viene da piangere. Proviamo a accettare questa offerta, cosa che non voglio fare assolutamente, però vendiamo Bravo al Bayern Monaco. Tanto non, cioè, la barra, cioè è incredibile comunque, raga. La barra è arancione, quasi verde, diventa improvvisamente rossa. Ma cosa vuol dire? Io accetto tutto. Accetto tutto, poi al massimo compriamo altri. Mi spiace, perché non era questo il senso di questa serie, ma non c'è nulla che posso fare, nulla. Venduto Bravo al Bayern Monaco, non volevo assolutamente farlo, 208 milioni. Ma tanto ci esonerano di nuovo, tranquillo Bravo che tornerai qua da noi, perché ci esonereranno al 100%, sempre il 9. Adesso arriviamo al 9 e ci esonerano, guardate. Scende la barra sul rosso al 9. Io comunque questo video ve lo pubblico, raga, non importa. Voglio farvi vedere che questa serie non può andare avanti non per colpa mia. Cioè, cosa ne posso io? Sono arrivato secondo in Serie A con la Feral Pisalò, mi sono qualificato in Champions, dai. Ok, di nuovo rossa. No. Ultimo tentativo e poi alzo bandiera bianca. Sto rinnovando il contratto di tutti quanti. Anche chi è già con tetto, alzo il contratto a tutti, raga. È l'unica cosa che posso fare, l'unica proprio. A tutti lo sto alzando, pure chi ha la freccetta così. E quelli che mi dicono che vogliono essere ceduti, facciamo cedi. Ok, ho rinnovato il contratto a tutti quanti, raga. Non c'è più nessuno a cui posso rinnovare il contratto. Nessuno. Io davvero. Ora faccio anche un'altra cosa. Cedo quelli che hanno tempo di gioco basso. Le sto provando tutte, raga. Tutti questi qua che hanno tempo di gioco con la freccia in giù li cedo. Ok, ho ceduto quelli che potevo. Gli altri mi dice rosa ridotta, non posso cederli. Lui è in lista trasferimenti. Io più di così non posso fare, ma purtroppo la barra non sale. Ma se io adesso che ho fatto tutto ciò compro il difensore centrale, secondo voi? No, va male. Tanto ho fatto un salvataggio adesso e in caso torniamo qua dopo aver fatto, in questa parte in cui abbiamo fatto il contratto a tutti. Ma magari è Gvardiol che bugga tutto. Proviamo a prendere uno che non sia Gvardiol. Ne avevamo salvato qualcun altro, Ho un'idea, proviamo a prenderne uno e a dargli come scambio quello che vuole essere ceduto. Così facciamo due obiettivi in uno. Incapie, 27 anni 86. Non è sicuramente il mio preferito, ma qua, ragazzi, avete capito che la situazione è drammatica. Gli provo a dare lui che vuole essere ceduto, Gori, più 50 milioni, esagero pure, non importa. Ok, vogliono Gori, perfetto. Guarda, io più di così non posso fare. Ho fatto il rinnovo di contratto a tutti, ho ceduto quello che voleva essere ceduto e ho preso il difensore centrale che è quello che mi chiede il gioco. Io più di così, raga, non posso fare. Cioè, proprio non posso. Preso, vediamo che succede, raga. Allora, se di nuovo la barra è rossa, io devo alzare bandiera bianca e finita questa carriera, purtroppo. Acquisto un giocatore chiave, prima squadra, nel ruolo di difensore. Obiettivo completato. No, rossa. Oh, mamma mia. Non posso far niente. Vediamo tra quanto mi esonerano. Eccolo qua. Ho fatto tutto, raga, tutto. Sapete che vi dico, raga, però io comunque voglio vedere come va la nostra Feral Pisalò. Quindi prendo la Sampdoria, la prima squadra che mi capita, e voglio andare almeno fino alla fine di questa stagione. Voglio vedere come va, anche perché i giocatori cresceranno e voglio vedere, voglio sperare che vincano almeno il campionato. Se lo meritano. Purtroppo è successo così, raga. Ci vediamo direttamente a fine stagione. Sono veramente triste per questa cosa. Nel mentre ci hanno esonerato pure dalla Sampdoria, ma vabbè, tanto cambia poco. Prendo un'altra squadra. Magari riappare la Feral Pisalò. No, sarebbe stato fantastico, raga. Se riappariva la Feral Pisalò, abbiamo il video salvo. Ma sai che?
Magari riappare prima o poi. No, impossibile, impossibile. Purtroppo è impossibile, perché ti riappare se è una squadra scarsa, ma ormai la FerrarPSV è diventata una squadra forte, quindi è impossibile che riappaia, purtroppo. Ok, mi hanno esonerato anche da Lecco. Vediamo cosa succede. Vediamo se mi rivuole la FerrarPSV. No, mi vuole solo una squadra di Serie B. Tra l'altro, essendo in Serie B, io posso vedere la Serie A. Ho questo dilemma. Ho paura di no. Magico, non posso neanche vedere la Serie A. Vabbè, sì, la posso vedere da altri campionati. Andiamo a fine stagione. Ormai ho perso le speranze. Non ci rivorranno mai più. Mai più, mai più. Sono triste. Ci credevo in questa carriera, raga. Volevo portarla sul tetto d'Europa. Volevo la copertina del video con la FerrarPSV che alza la Champions. Non è colpa mia, raga. Capitemi. Ah, se nei commenti avete una soluzione, se dovesse ricapitare, ditemelo, raga. Ma io ho fatto tutto il possibile. Poi io il salvataggio lo lascio lì. Se qualcuno mi trova una soluzione nei commenti, ditemelo e io riprendo il video. Facciamo un quarto episodio, ma la vedo impossibile. Ok, finito il campionato, andiamo fino a qua, che in teoria è dove c'era la finale di Champions. E vediamo se per caso la nostra FerrarPSV ha fatto i miracoli, raga. Non si sa mai, magari ha vinto la Champions. Allora, 9 giugno. Io da qua purtroppo non posso vedere nulla. Ma vediamo se per caso ci vuole la FerrarPSV. Andiamo su vedi incarichi. No, non abbiamo nessun incarico. Peccato, peccato, peccato. Vabbè. Allora, prima di tutto vediamo classifica. E poi voglio vedere anche i giocatori della FerrarPSV quanto sono diventati forti. Purtroppo. Purtroppo è andata così. Ecco qua la Serie A. Non ci credo. FerrarPSV che non vince ancora una volta lo scudetto. Arriva al secondo posto come l'anno prima. 20 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Solamente 43 gol ha segnato. Ah no, ok, 43 li ha subiti, 67 li ha fatti. Vediamo la Coppa Italia, ce la fa vedere. Ah, da qua. Oh, ma bastava premere triangolo. Spettacolo sta cosa, non la sapevo mica. Ma ah, qua ci fa vedere tutti i campionati del mondo. Non la sapevo mica sta cosa. Vediamo la Coppa Italia. In teoria Coppa Italia dovremmo vederla da qua. Coppa Italia freccia rossa. Oh sì. Chiudiamo almeno con un trionfo. Chiudiamo con una coppa. Sì dai, sono contento, sono contento. Vediamo la Champions League e poi vediamo quanto sono diventati i nostri giocatori. I nostri ex giocatori, che tristezza. No, niente. Dove è uscita la FerrarPSV? Vabbè, vabbè, quarti di finale contro l'Arsenal. Peccato non averla controllata, perché poi noi avremmo fatto anche un bel calciomercato. Magari saremmo andati più avanti, anche perché abbiamo perso per un solo gol, 4-3. E dopo avremmo preso il Real Madrid. Sarebbe stato bellissimo, sarebbe stato bellissimo, bellissimo. Però raga, se avete una soluzione ve l'ho detto, ditemelo che riprendiamo la carriera. Vediamo allora in conclusione, prima di chiudere questo video che non doveva essere così, le statistiche dei nostri giocatori, se me le fa vedere. Ok, posso vederle dalla posso vederle solo in Champions League. Ah no, ma io non voglio vedere quelle, scusate. No, 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 scherzavo, volevo vedere l'overall. Quindi andiamo su cerca giocatori, campionato. E ormai raga, scusate, ma mi ha scombussolato questa cosa. Serie A, FerrarPSV. Vediamo i nostri giocatori quanto sono diventati di overall. Ormai sono ancora i nostri giocatori, Barrios 88, 88. Iker Bravo 92. Vale 166 milioni. Fazzini si è fermato 81. Gori, maledetto Gori, 77. Aviguerra 88. Gutierrez 86. Incapie, che vabbè, avevamo preso 86. Healing 93. Navarro 54, non ci interessa. Olise anche lui 93. Tomiasu non si sa chi l'ha preso, l'avrà preso il gioco in automatico. Mamma mia, che peccato. Che peccato. Dovremmo aver visto tutti, sì, non dovremmo aver dimenticato nessuno. Per curiosità voglio vedere Chavez se gioca ancora, perché davvero Chavez è stata la nostra intuizione iniziale. Eccolo qua, Luis Chavez, 85 di over, è rimasto al Milan. È rimasto al Milan, ragazzi. E niente. E quindi con il sottofondo io vi direi la nostra FerrarPSV. Io purtroppo devo chiudere questo video, non volevo che finisse in questo modo, ma non c'è stato modo di fare altro, l'avete visto, ho provato in tutti i modi. Fatemi sapere se c'è una soluzione, in caso la carriera la riprendo. E quindi con in sottofondo chi mettiamo? Healing Junior, anzi con in sottofondo colui che ha rovinato tutto, perché secondo me è la sua cessione che ha rovinato tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, scusatemi se non sono riuscito a portarla avanti, ma non potevo farci nulla. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, ciao!